No, che cosa devo scrivere allora? Ok, vai, parliamo del Giro d'Italia. Koala. Non è che sono un quale, che non ho lo spazio qua, perché Vedi che io sto per la cadere. videocamera è bassa e quindi devo stare sotto, altrimenti esco con la testa tagliata. Ciao ragazzi, benvenuti su Van Golden in questo nuovo video. Michele oggi è in modalità koala, praticamente non si stacca da me neanche 5 secondi. Comunque, a proposito, Poi ci si lamenta, non mi presentiamo. fai male le coccole. Sì, ma non quando stiamo registrando un video YouTube, tra l'altro dopo 3 settimane di assenza. Tutto Vabbè, questo ora tempo è passato. spiegheremo tutto questo. Male, Rossella, male. Allora, dicevo, per chi non ci conosce, siamo Rossella e Michele e il 6 settembre siamo partiti per fare il Giro d'Italia in van. Come dicevamo prima, sono passate già 3 settimane da quando abbiamo pubblicato il nostro ultimo video YouTube e qualcuno di voi ce l'ha anche chiesto. In realtà, semplicemente ci siamo presi del tempo per riabituarci alla vita in camper e ai suoi ritmi, perché, come sapete, il camper si è rotto, costringendoci a stare 2 mesi in Sicilia, ospite a casa di Patrizia, che salutiamo come Ciao sempre. Mirko! E quindi capite bene che tornando a vivere in camper avevamo bisogno di riabituarci agli spazi ridotti, ai tempi anche di viaggio, agli scleri. Agli scleri di Rossella. Insomma, avevamo bisogno di ritrovarci, quindi di stare un attimino tranquilli. Come sapete anche, YouTube è un lavoro a tutti gli effetti, richiede tanto tanto impegno e quindi ecco, abbiamo preferito Io faccio le rilassarci. facce. Rilassarci e riposarci, però vi ricordo che come sempre noi siamo attivi sempre Sui nostri canali sui social canali social, quindi Instagram, e Facebook Facebook. e TikTok. TikTok un po' meno in questo periodo, però ci siamo. Rossella mi ha fatto la scaletta perché io non la rispetto mai, mi sta obbligando a seguirla. Mi ha scritto tutto, presentazione, perché ci siamo fermati, riepilogo Giro d'Italia. Facciamo un Quindi, riepilogo perché è da tanto che non parliamo su YouTube del Giro d'Italia, questo è quindi un tema che abbiamo trattato poco. Vi ricordo che noi siamo stati nominati ambasciatori. Vabbè, che bel termine. Perché devi No, non sminuire? è per sminuire, non è per sminuire, che mi sembra troppo aulico, ambasciatori, capito? Cioè, io sono un comune cittadino, Sì. ambasciatori del comune di Modugno che quest'anno compie i 1000 anni dalla sua fondazione, dalla sua nascita, e il sindaco Nicola Bonasia ci ha invitato a incontrare le amministrazioni comunali lungo il nostro viaggio e a portare un folder che celebra appunto il millennio di Modugno. Veramente un'iniziativa che a noi è piaciuta subito, fin dall'inizio, e l'abbiamo accolta con grande piacere. E infatti noi in questo momento ci troviamo a Trieste e abbiamo incontrato proprio qualche giorno fa il sindaco Roberto Di Piazza, il sindaco di Trieste, che ci ha accolto proprio in persona. Preciso che noi fino ad oggi, dalla ripresa del viaggio, abbiamo messo in stand-by la Quindi consegna dei dal folder. 30 novembre. Dal 30 novembre, sì, perché come vi ha detto Rossella, ci siamo voluti dedicare al viaggio puro, proprio nella sua essenza, stare insieme, a goderci, senza fare filmini e senza consegnare folder. Abbiamo deciso di. Io Senza fare filmini. Vabbè, che sono cos'è un brutto. antico. No, vabbè, antico fare i filmini. E quindi. Perché non segui la scaletta? Dici ste Vabbè, stavo dicendo, cose oggi. siamo venuti qua a Trieste. Perché ci sono i miei fratelli, quindi abbiamo deciso di trascorrere il Natale insieme, devo seguire, e abbiamo appunto colto l'occasione per incontrare il sindaco, per consegnare il folder e ci ha regalato. Ah, mi sono Aspetta, appiccicato. te lo prendo io. Lo stendardo di Trieste! È una figata pazzesca, guardate. No, vabbè, è stato veramente un uomo meraviglioso, forse il primo che ci ha fatto Sto sentire, ufficialmente per cadere. il primo che ci ha fatto sentire veramente accolti, ci ha chiesto di tutto, gli abbiamo parlato del nostro comune. Sì, Per la prima è stata una volta figata, ci siamo veramente. sentiti veramente soddisfatti, nel vero senso della parola. È un gesto, però per noi è veramente Molto bello e molto importante. importante, infatti. Ok, ma adesso parliamo del nuovo itinerario che è stato ancora una volta stravolto per tutte le vicissitudini che ci sono capitate, anche perché abbiamo deciso di fare una capatina, diciamo, a Torino. Perché? Cos'è successo? Quando abbiamo ripreso il viaggio, noi abbiamo appunto dalla Sicilia siamo arrivati a Maratea
E poi dritti in campagna. Voi lo sapete, in campagna c'è veramente tantissimo da vedere, da esplorare. Rossella non era mai stata a Pompei, quindi abbiamo visto gli scavi, abbiamo, è stato bellissimo. Sì, abbiamo dedicato quasi una o due settimane proprio per visitare Pompei, siamo andati sul Vesuvio, abbiamo girato Napoli, anche se ovviamente il tempo non è mai abbastanza per città così ricche di storia. Però, dato che la sfiga ci segue sempre, abbiamo incominciato ad avere problemi al boiler a gas della Truma. E lì ho cominciato di nuovo a tribolare, cosa fare, cosa non fare, a sudare freddo veramente, perché andava in blocco. Quindi, dopo aver chiamato un po' di centri assistenza, veramente ho provato a cercare di risolvere il problema, niente da fare. Per puro caso, i ragazzi Michele e Ind del canale Ringo Surround si trovavano in Basilicata e dovevano appunto passare dalla campagna per poi tornare a Torino. Noi non li abbiamo mai conosciuti di persona, ci siamo solo sentiti sempre, ma forse nemmeno, tramite il classico like, il messaggio sul canale Mondovan, che ci tengo a citare e ringraziare sempre per la disponibilità veramente che riceviamo, che è veramente un grandissimo aiuto. Appunto, si trovano da queste parti e sono venuti a trovarci. Innanzitutto sono veramente felice. Due persone splendide, due geni della camperizzazione. Loro camperizzano di tutto, c'è pure la macchinina Fiat, loro ci mettono il bagno, il boiler, tutto. Sono proprio dei geni. E ci siamo accordati su alcune modifiche da fare al camper. Sì, sono venuti a trovare. Dove eravamo? Non ricordo nemmeno. In un paese sperduto della campagna, vicino a Napoli, sono venuti. Torre del Greco, mi sembra. Non è un paese sperduto. Un bellissimo paese sul mare, meraviglioso. Ci siamo trovati lì, abbiamo chiacchierato. E abbiamo deciso appunto di fare alcune modifiche al camper. Modifiche strettamente necessarie. E molto interessanti, molto di cui innovative. Non vediamo l'ora di parlarvene, però appunto questo ci porta adesso a lasciare Trieste dopo le festività natalizie e ad andare direttamente a Torino per Facciamo incontrare una i ragazzi appunto di Ringo Surround. Quindi dopo le festività natalizie lasceremo Trieste per fare una scappata dall'altro lato dell'Italia direttamente a Torino per incontrare i ragazzi e apportare insieme le modifiche al queste camper modifiche. Perché Michele ha detto, si chiama come me, omonimo, ha detto: Michele, guarda che le dobbiamo fare insieme, ci dobbiamo lavorare perché devi imparare. Io sono strafelice perché, come sapete, sono veramente una frana e niente, quindi il viaggio è stato ancora una volta stravolto e questo è il motivo per cui raggiungeremo Torino e riprenderemo il nostro giro d'Italia proprio da questa città. Quindi da Torino scenderemo, adesso vi facciamo vedere giro il la nuovo itinerario che ho creato con My Maps. Ci sei, Google Mike? Google Maps. Sì, My Maps, Google Maps. Devo dire è molto intuitivo e facile da usare. Allora, come vedete noi siamo... Ah, mi sa che non l'ho nemmeno inserita Trieste. Vabbè, noi siamo qui. Allora, in realtà ho sbagliato perché da Trieste dobbiamo andare a Udine, che fa parte del nostro percorso, quindi la seconda città del Friuli che visiteremo. E poi, come vi abbiamo detto, arriviamo direttamente a Torino, quindi ci aspettano molti chilometri, però non fa niente, per una giusta causa. Da Torino scendiamo verso Roma, ovviamente toccando e visitando tutte le altre città che facevano parte dell'itinerario, quindi Genova, poi questa era una delle Cinque Terre, un attimo che la ingrandisco, Vernazza. Queste io avrei voluto visitarle tutte, ma è impossibile, ragazzi, è troppo dispendioso e ci porterebbe via troppo tempo. Poi Firenze, ovviamente Firenze ci resteremo una settimana abbondante per visitare bene tutto quello che c'è da visitare, poi continuiamo a scendere. Ah, ecco, poi c'è direttamente Roma, anche qui una settimana è appena sufficiente e poi piano piano diciamo che dobbiamo per forza visitare L'Aquila. Michele è molto legato a questa città, io non l'ho mai vista, quindi sarà bello andarci. E poi Castel del Monte, che è un paese vicino L'Aquila, in provincia dell'Aquila. E poi ecco, piano piano risaliremo attraversando il centro Italia,
quindi Perugia, Assisi, Gubbio, vedremo le grotte di Frassassi, un'altra chicca che Michele voleva assolutamente visitare. Poi un altro paesino che ho aggiunto, sempre vicino a Perugia, è Rasiglia. Questa è nuova, una new entry del nostro itinerario. Poi, continuando a salire, la Gola del Furlo, Urbino, San Marino, eccolo qui, San Marino. Poi due grandi città che non potevamo saltare, che sono Bologna e Ferrara, quindi Bologna e Ferrara, anche qui penso una settimana ciascuna. E poi ecco, risaliamo, ovviamente questa zona, avendola già visitata, ormai è fuori, per cui semplicemente Venezia, Verona, che è una città che voi avete votato nel sondaggio, me la ricordo, Bassano del Grappa più a nord, Trento e Bolzano, che quindi diciamo, ora non mi ricordo bene il periodo, dovrebbe essere maggio, quindi già diciamo che il camper non si bloccherà, non si gelerà, dal momento che sono due città molto fredde. E poi ecco, riscendiamo verso ovest, Riva del Garda, Milano e Aosta. Aosta era e resta l'ultima tappa del nostro Giro d'Italia, che dovremo visitare, ora non mi ricordo l'ultimissima data, se non mi sbaglio il 10 giugno, quindi resteremo in Italia ancora 6 mesi abbondanti e poi ovviamente vi comunicheremo, ci stiamo già lavorando, vi comunicheremo poi i paesi, più che altro perché non saranno tappe predefinite, dell'Europa, ma sicuramente la prima tappa extra italiana fuori dall'Italia sarà la Francia. Di questo era tutto quello che dovevamo dirvi, tutto l'itinerario, poi magari vi posso scrivere tutte le tappe sotto in descrizione, così ve ne andate bene a vedere. E che dire ragazzi, allora penso che questo video finisca qui, volevamo comunicarvi questi aggiornamenti, cercheremo di essere più presenti su YouTube, sicuramente un impegno che ci prendiamo entrambi. A fare più filmini, perché tu fai i filmini ma poi io li devo montare, c'è tutto un lavoraccio che Dio solo sa quanto tempo mi porta via, ma comunque lo faccio con piacere. Che dire, facciamo gli auguri di questo fine anno e buon io anno. Sto pensando alle vacche. Cioè, tu stavi parlando, stavo pensando, boh. Madonna, come devo fare? Veramente, aiutatemi. Vabbè, quindi auguri di buon anno. Tanti auguri a tutti anno. Quanti, veramente. Questo è proprio falso, proprio convenzionale, ma di una cosa vera sentita. È vero che gli auguri si fanno per educazione, per ricorrenza. Rossella, però, mentre stava parlando, ho pensato all'anno scorso o 2 anni fa, quando Paolo Fox dice gli auguri per il 2020, 2021, e poi è scoppiata la pandemia. No, era il 2019. E allora mi è venuto in mente adesso Paolo Fox, mi sono detto, ma chissà cos'altro accadrà nel 2022. Oh Gesù. Positività. No vabbè, scherzo, mamma io mia. Penso cose strane. Paolo Fox. Ok, quindi. Oddio. Tanti auguri di una ne feste. Vabbè, quindi ci vediamo sicuramente, prima di completare ecco questo anno insieme, pubblicheremo altri 2 video, penso, ci stiamo lavorando. Sì, Rossella, non fare promesse che non puoi mantenere. Restate aggiornati, no, ce la faccio. Comunque adesso stiamo facendo un salto a Lubiana. Sì. A fare gasolio che costa poco. Infatti nel prossimo video però fra 2 video sto dicendo cavolate pure io, vi porteremo con noi a fare un giro a Lubiana, perché dista 1 ora di macchina qui da Trieste con l'autostrada. Ci hanno consigliato di fare una bella scorta di gasolio ma anche di spesa alimentare, perché lì i prezzi sono più bassi, e quindi ci siamo detti perché no, ci prendiamo 2-3 giorni per andare a Lubiana e poi torniamo qui per Capodanno. Quindi vi porteremo con noi nei prossimi video a fare un giretto in Slovenia. Penso che sia veramente tutto, adesso basta, se no cominciamo a dare i numeri. Seguiteci anche sui social, sul blog, trovate tutto quanto giù. Rossella scrive degli articoli bellissimi, veramente bravo. No, sono sincero, perché lei non parla mai del suo blog www.vangolden.it. Io sono una persona che mi piace leggere i suoi articoli.
Li leggo molto volentieri, soprattutto l'ultimo in cui Rossella ha intervistato una famiglia di viaggiatori. Di viaggiatori. Veramente originale. Una storia di cui non si sente parlare tutti i giorni. Quindi sì. Vi dico solo che hanno due bambini nati in nazioni diverse. In viaggio, non sono mai tornati a casa. Quindi sì, andate no, a leggere l'articolo, storia. Veramente bello, bello, bello. E niente, tanti auguri. Che carino che sei, grazie. Video è andato, mamma sono stangata, non voglio fare più video. Sono stangata, ma abbiamo appena iniziato. Oh basta, ho finito. Ma comunque mi sta facendo freddo, accendi il riscaldamento, amo. Ehi Google, accendi il Webasto. Va bene, accendo Webasto aria.